Chojin X. Allora, regà, Chojin X, l'articolo, ci abbiamo già fatto un post su Instagram. L'articolo che è uscito ieri, poi eventualmente quando ricarichiamo la live settimana prossima, immagino, caricheremo anche tutti gli articoli su Instagram, ve li mettiamo così se volete. Se preferite la parola scritta a quella parlata, vi andate a leggere tutto. Però di base, Chojin X è Suicida. Non conoscete Suicida? Suicida è l'autore di Tokyo Ghoul. E letteralmente Chojin X è Suicida a cui hanno detto: bene, zio, devi tornare a fare un fumetto su cosa lo fai, i supereroi. Però ascoltatemi, non ho un cazzo di voglia né di fare le cose commerciali né di seguire delle tempistiche. Io faccio il cazzo che voglio. Risposta di Manga Plus: no, di Shueisha? Sì. Cioè, letteralmente è quello. Come vi stavo dicendo, il manga al momento ha 24 capitoli che sono stati fatti nell'arco di un anno e un mese. Quindi già questo vi fa intendere un attimino quanto lui vada a cazzo di cane. Ogni capitolo esce quando gli pare e piace. Allo stato attuale, se voi andate sulla sua pagina di Manga Plus, non c'è una data. C'è scritto che il capitolo uscirà quando verrà concordato che uscirà. Quindi il senso è fondamentalmente quello. È un manga del quale Ishida sta facendo talmente il cazzo che gli pare che nessuno aveva letto da nessuna parte che ci fosse un prologo che sarebbe stato specificato essere un prologo. Capitolo 24, Ishida te lo chiude dicendo: si è chiuso il prologo di Chojin X. Così, senza dire niente a nessuno, senza avvisare all'inizio Visto che da un momento non esce niente e che alla fine del prologo è il momento migliore per recuperarlo, è questo. Sì, tecnicamente sì, anche perché fra tutti è effettivamente il più difficoltoso da recuperare, non tanto per interesse, perché vi dico che io i capitoli me li sono mangiati perché sono estremamente interessanti, se la gioca anche bene in maniera assolutamente non commerciale con il mistero, ma anzi in maniera super Ishida, perché poi vi spiegherò Ishida sceneggia così. Però il punto è proprio in virtù del fatto che sta facendo il cazzo che gli pare e piace, e questa cosa se da un lato è positiva, dall'altra... Molti capitoli, cioè quasi tutti i capitoli, non sono di 17, 18, 20 pagine, ma in primo luogo sono di molto di più. Considerate che i primi tre capitoli insieme fanno ben oltre le 200 pagine da leggere. Cioè questo già vi dovrebbe far capire abbastanza il carico di lettura che c'è nel leggersi Chojin X. Ma tra l'altro, e lì si può capire quanto tempo ci ha messo tra un capitolo e un altro, quelli più brevi, che durano di solito 20, 24 pagine, puntualmente gli scrive a breve giro. Quelli più lunghi di solito ci ha messo di più, e ce ne sono tanti per l'appunto che sono costituiti anche da una cinquantina di pagine. Quindi per l'appunto sono 24 capitoli, ma in realtà ci sono così tante pagine da leggere che se fosse stato un settimanale da una diciassettina di pagine a capitolo, probabilmente saremmo già di fronte a una cinquantina di capitoli, pure di più. Diciassettina mi piace un sacco come parola. Vabbè, comunque sostanzialmente, raga, parlando invece delle cose più serie, dal punto di vista puramente grafico, raga, è Suicida che per l'appunto, ripeto, sta a fare il cazzo che gli pare. È Suicida che è arrivato alla fine di Tokyo Ghoul, ha imparato tutto quanto quello che doveva imparare, si deve essere evidentemente ripreso dai problemi di salute che aveva. Vai, Angelo. No, avevo una domanda per dopo. Ah, si è ampiamente ripreso dai problemi di salute e per l'appunto... Nei capitoli più brevi, magari è decisamente più classico, che però non significa brutto, significa semplicemente un livello medio comunque alto. E invece nei capitoli in cui si prende più tempo, svagheggia, cioè fa delle cose stupende, doppie tavole pazzesche, design incredibilmente differenti. Qui, tra le altre cose, ha nettamente imparato da Tokyo Ghoul perché tutti i personaggi sono ben differenziati fra di loro. In Tokyo Ghoul c'era il classico problema, chiamiamolo, delle divise, dove visto che molti personaggi le indossavano, tipo quelli dell'Anteiku, erano vestiti spesso come si vestivano al bar, quelli del corpo di ricerca, come cazzo si chiama, vabbè, i poliziotti anti-ghoul, vabbè, ormai non mi sto ricordando, i poliziotti anti-ghoul avevano tutti quanti giacca, cravatta. Cioè, a una certa diventava anche difficile, perché essendo un'impostazione molto realistica, quella di Tokyo Ghoul, tra l'altro, era raro anche trovare pettinature assurde, a meno che tu non facessi il primo piano e quindi faceva tutti i dettagli. E
Quindi spesso e volentieri, quando c'erano più personaggi, soprattutto all'inizio, c'era un attimo il momento del chi sto guardando. Qui in Chojin X no. Tra le altre cose, la battuta sui supereroi non è a caso, cioè letteralmente e inizia con un'introspezione del protagonista che si fa determinate domande a causa del suo amico. Anche qui, come in Tokyo Ghoul, abbiamo il rapporto protagonista sfigato con un amico decisamente più talentuoso, comunque più skillato, soprattutto dal punto di vista sociale. Abbiamo design animaleschi, altra cosa che Ishida ama alla follia, purtroppo, visto che tra le altre cose in Tokyo Ghoul con gli insetti ce lo ficca talmente così perché cazzo Angelo, cioè, cioè se pensi che alla fine il cavune del protagonista somiglia a una scolopendra. Fa schifo quanto Sekiro quando tira fuori. Peggio. Quello era. Ah, okay. Perché quello per me è già un buon livello di prezzo. Peggio, fidati. Anche perché spesso e volentieri Ishida, già come faceva all'epoca, ma anche qui, gioca molto sul vedo-non vedo, anche se qui lo sto vedendo più violento e deciso a mostrare maggiormente rispetto al passato. Però se la gioca comunque bene sul fatto del io ti creo la scena estremamente violenta, estremamente gore, ma non te la faccio vedere al 100% perché sfrutto il trucchetto del io faccio un po' meno fatica, tu riempi lo spazio vuoto, ti fai un'immagine mentale che ti terrorizza fino al giorno dopo. Quindi due budella volanti come Fujimoto, diciamo. Sotto questo punto di vista, quindi ripeto, punto di vista grafico, pazzesco. Devo dire, dal punto di vista narrativo, è sempre lui. Le idee sono le sue, le tematiche, ovviamente, ha cambiato delle cose, ha messo dei puntini su lei su altro, però ce lo rivedi. Ci sono tanti elementi che se si è letto Tokyo Ghoul li si rivede tranquillamente in Chojin X, ma non ti crea problemi. E come dicevo, l'elemento superioristico, al di là del punto di vista di scrittura dei personaggi, ci sta tantissimo anche proprio nei design e in determinate cose. Cioè, uno dei personaggi degli ultimi presentati nei 24 capitoli, che tra le altre cose dà il volto a una delle copertine al momento dei tre volumi usciti in Giappone, è letteralmente Moon Knight. E manca a farla apposta su Ishida. Ho capito chi dici. Sì, ha fatto pure quell'illustrazione recente stupenda. Ha fatto l'illustrazione, manco a farla apposta proprio su Moon Knight. Cioè, quindi per dire, ci aveva evidentemente anche pensato e fatto, ah, quando gli hanno chiesto alla Shueisha, ma chi facciamo fare Moon Knight? A me, fatela fare a me. Faccio la domanda da persona che non ha letto Chojin X e che potrebbe farti la domanda legittima non conoscendo su Ishida neanche di fama, neanche di nome, neanche di tavole viste su internet. Parlando, se tu mi dici manga e supereroi, io ti dico, la risposta mentalmente me la posso già dare, però più alla Zetman o più alla My Hero? Zetman. Morto Angelo. No, però ecco, vabbè, rispondendo al pubblico, sì, più alla Zetman. Cioè, il discorso supereroe non è supereroe con la tutina, o discorso super alla The Boys, dove vai a fare decostruzione dei supereroi, è più proprio un discorso di disagio sociale e di percorso di crescita dei personaggi, nel caso del protagonista, che per l'appunto associato a persone decisamente migliori di lui, decisamente... Angelo, che sta succedendo? No, stavo controllando che non si fossero buggati i nuovi commenti. Ah, persone che sono decisamente più skillate di lui, eccetera, il protagonista si pone molte domande, la questione super rientra nel combattere più che altro il crimine e anche a questo giro combattere i Chojin, perché poi il punto sta lì, esattamente come in Tokyo Ghoul, lì c'erano i ghoul che venivano discriminati, qui ci sono i Chojin che sono discriminati, però qui già è differente, perché per dire, in Tokyo Ghoul i ghoul venivano uccisi e addirittura utilizzati per creare delle armi, allo stato attuale qui i Chojin vengono riconosciuti dalla società, vengono proprio registrati direttamente, alcuni incarcerati, altri meno, quindi c'è il Chojin che usa i poteri, non li dovrebbe usare, li mandano contro altri Chojin per... arrestarlo, eccetera, eccetera. Cioè, quindi sotto quel punto di vista, diciamo, supereroistico, oltre al fatto che c'è proprio un'ispirazione visiva, ma da capo un'ispirazione visiva alla Ishida. Cioè, io vi ho fatto l'esempio con Moon Knight,
andatevi a vedere la copertina del terzo volume di Chouji Nix, non direste mai che l'ispirazione è Moon Knight della Marvel, ma è lui, è lui. Cioè, quindi è proprio un rigiocare con gli elementi veramente figo, che non ti fa dire, ah, l'autore ha fatto il lavoretto pigro. Aspetta che la condivido, tanto l'ho trovata. Vai, sì, vai. Secondo. Sì, si fanno un'idea. Tra le altre cose, per l'appunto, regà, dal punto di vista grafico, cioè lo stile di Shida che io è quello che consiglio maggiormente fra i sei manga di oggi, non sto scherzando. Questo è Moon Knight, ditemi che capite che lui è preso da Moon Knight. Fighissimo. Cioè, per l'appunto, qui sono di parte perché io lo stile di Shida lo adoro alla follia, il fatto che sembri sempre che lui dipinga tutto, che faccia queste spruzzate di inchiostro incredibili, mi fa impazzire. Però contestualmente, rispetto agli altri manga, anche per dire, anche rispetto a Gachiakuta e Gokurakugai, che comunque trovo stupendi dal punto di vista grafico, Ishida si differenzia proprio, cioè ha proprio uno stile che tu capisci che è lui da 100 miglia di distanza. Ci sta. Toto, aspetta, innanzitutto, grazie per il follow a Cannon, ha tant'enne, quindi volevo renderlo così. Sì, questo J-Pop anch'io, tanto hanno Tokyo Ghoul. Più che altro, J-Pop ha tutto Tokyo Ghoul. Gli artbook, per dire, ce l'ho qui. L'artbook di Tokyo Ghoul l'ha portato J-Pop. Mi farebbe veramente strano che J-Pop si faccia sfuggire. Poi le copertine sono super, super particolari, quindi avrebbe anche un'identità a livello di esposizione, sì, che tu in fumetteria lo noti con delle copertine così, si fa distinguere, si fa notare. Sì, cioè, la prima copertina è il volto del protagonista trasformato a metà con questo rosso acceso di lato, cioè è proprio un faro, lo piazzi sullo scaffale, è impossibile che non lo noti. Facciamo vedere anche questa, così giusto per dare, tanto ci vuole un secondo. Questa l'ho trovata un po' più piccola, quindi spero che non sgrani, ma sì, vabbè. Per l'appunto, se poi lo portano con le copertine uguali alle nostre, cioè non alle nostre, uguali a quelle giapponesi, ripeto, è un faro. Questa è così, la seconda copertina ha un personaggio in mezzo a un blu incredibile e poi c'è quell'altra con il giallo. Forse al massimo ci può essere un problema dal punto di vista di serialità, perché proprio in copertina, cioè devi ficcare per forza di cose un Chouji Nix grosso quanto una casa, perché sennò sei proprio scollegate, sì. Ma altrimenti no, esatto, quindi non lo so, spero che avendo già tre volumi all'attivo J-Pop si muova.